È maestoso, monumentale il santuario d'Europa. Una splendida, tersa, limpida giornata di sole ci accoglie nell'anfiteatro naturale di montagne delle Prealpi che circonda Biella. Siamo quasi a quota 1200 metri sul livello del mare. Quello d'Europa è il più antico e più importante santuario mariano delle Alpi. Qui la devozione è legata alla presenza di una gotica Madonna Nera, venerata e adorata dai fedeli che arrivano fin quassù per pregare, dietro al sacello eusebiano che la protegge all'interno della basilica antica. Questa basilica, di un grigio austero, sobrio, roccioso, fu innalzata nel 600 sulle ceneri della precedente chiesa di Santa Maria. La Madonna, alta 132 cm, è realizzata in legno dallo scalpello di uno scultore valdostano nel XIII secolo. Il manto blu, l'abito e i capelli color oro fanno da cornice al volto dipinto di nero, il cui sorriso dolce e austero ha accolto milioni di pellegrini nei secoli. Secondo la tradizione, la statua venne portata da Sant'Eusebio dalla Palestina nel IV secolo d.C., mentre fuggiva dalla furia della persecuzione ariana. Sant'Eusebio, ora patrono di Vercelli, avrebbe nascosto la statua tra le rocce dove ora sorge la Cappella del Roque, costruita nella prima metà del Settecento dagli abitanti di Fontainemor, località valdostana ancora oggi molto legata al santuario, dall'antica processione che si snoda ogni 5 anni tra i monti che separano le due vallate. Narra la leggenda che dalla diocesi di Vercelli vollero spostare la Madonna Nera da Europa e portarla giù in città. Ma ad ogni passo la Madonna diventava sempre più pesante, impossibile da trasportare anche per 100 uomini. Decisero così di riportarla indietro e ad ogni passo la Madonna tornava ad essere leggera, voleva restare ad Europa. Da allora preservò la zona da inondazioni, terremoti, pestilenze e altre calamità naturali. Arrivando di fronte all'ingresso del santuario, più che a un luogo di devozione, si ha l'impressione di accedere ad una grandiosa reggia che, superata la cancellata, si estende in tutta la sua magnificenza, a cominciare dallo splendido piazzale e dall'elegante porticato. Ad accoglierci, prima di tutto, ci aspetta l'osservatorio meteosismico Quintino Sella, fondato nel 1874 per opera del padre Barnabita Francesco Denza di Napoli, fondatore anche del Regio Osservatorio Carlo Alberto di Moncaglieri. Soltanto attraversando il porticato si accede così al santuario vero e proprio. Il primo punto di riferimento, dal 1665, è la Fontana del Chiostro, detta Burnel. Bere alla sua fonte come purificarsi. Oltre all'imponente scalinata che si apre a monte del piazzale sacro, lo sguardo si apre verso la Basilica Superiore e la sua splendida cupola. Posata la prima pietra nel 1885, i lavori proseguirono con molta difficoltà attraverso le due guerre mondiali. La cupola, che si eleva per oltre 80 metri dal pavimento, fa da corona all'imponente monumento che venne consacrato nel 1960. Tre grandi portali in bronzo, preceduti da un ampio pronao, descrivono la storia del santuario, dalle origini eusebiane fino alla costruzione della chiesa nuova, sulla quale aprono l'accesso. Lì c'è un ampio spazio ottagonale, sovrastato dalla cupola sorretta da alte colonne, tra le quali si aprono 6 cappelle dedicate alla vita della Vergine. Dal punto di osservazione della Basilica Superiore del Piazzale Sacro, tutto appare ampio, spazioso, maestoso, infinito, a perdita d'occhio. Di fianco alla chiesa, con una funivia, si può raggiungere il lago del Mucrone e da qui salire ai monti Mars, Camino, Mucrone e al Colle di Barna. Scendendo è particolarmente suggestiva la Sala dei Lumini, posti a venerare un'immagine della Madonna Nera. Siamo ai 1180 metri del santuario di Europa, il luogo ideale per meditare, per riflettere, per pregare e perché no anche per fare una piacevole picnic. Fa impressione questo piacevole contrasto tra il sacro e il profano, la sacralità del luogo e il relax dei tanti gitanti che hanno deciso di passare una giornata di festa distesi sul prato, sotto il sole, proprio nel cuore del sacro monte di Europa. È bisogno di spiritualità anche questo, soltanto che si manifesta in una forma insolita, comunque non disprezzabile, anzi. Una visione spettacolare è proprio il sacro monte di Europa, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. È un percorso in salita tra l'erba e la neve a seconda della stagione, costituito da 12 cappelle popolate all'interno di statue di terracotta dedicate alla storia della vita di Maria. Le cappelle furono costruite nel corso di 100 anni, tra il 1620 e il 1720.
Il paesaggio è davvero suggestivo, si va dalla prima cappella dell'Immacolata Concezione di Maria fino all'ultima, la più famosa, la più bella, la Cappella del Paradiso. Meriterebbero tutte una visita accurata, una ad una. Ecco che abbiamo già trovato la scusa giusta per tornare quassù ad Europa. Qualcuno di voi ci vuole accompagnare?